Ciao, sono Dunno. Oggi abbiamo un Super Retrotech, un altro oggetto di Casio. Una chitarra, Casio DG20. Oggi si roccheggia. Come vi ho già detto, Casio ha fatto e fa di tutto. Questa chitarra è fighissima. È MIDI, ha vari preset classici incorporati, batterie e autoparlanti. Già la forma ci riconduce al 100% agli anni 80. Guardate che roba! Ha quel classico tocco futuristico retro. Vi spiego come funziona. Nella parte alta si possono selezionare i suoni, potete scegliere tra chitarre, organi, flauti e altri. Una volta scelto l'effetto, si può aumentare o diminuire di tono. Effettarlo con del riverbero o selezionare la modalità solo, che fa suonare le corde singolarmente. In questo pannello si possono scegliere anche delle batterie che ci possono accompagnare mentre suoniamo. Ovviamente si può impostare il tempo. Possiamo poi farle partire, stopparle, gestirne il volume o far partire un fil per variare il giro di batteria, tutto dai pulsanti sul fronte del corpo della chitarra. Ci sono anche quattro pulsanti che ci permettono di suonare una batteria molto semplice al momento. Le corde sono di nylon, la sensazione è diversa rispetto a quelle di una chitarra normale, sono molto meno in tensione e non c'è la possibilità di fare dei tirati, dei bending, dato che la chitarra ha dei sensori di pressione sul manico. Quindi riproduce una nota solo quando sente pressione, come se stessimo suonando una tastiera. Può essere alimentata a batterie o a corrente. Può anche essere usata come strumento MIDI per registrare tramite computer, nota per nota. È uno strumento molto divertente e figo esteticamente. L'ho comprato qualche anno fa dopo aver lasciato la mia vecchia band. Sì, avevo una band, eravamo tutti robot, ma non è andata avanti molto, perché ho scazzato con il chitarrista. Asimo era più bravo a fare balletti che a comporre canzoni, così ho mollato tutto per iniziare un progetto solista con alcuni collaboratori umani. Ora uno di loro vi farà sentire il suono di questa chitarra. Cosa ne pensate? Vi piace? Fatemi sapere, commentate, condividete, likeate e iscrivetevi. Ciao!